oggi non parleremo di materia prima, parleremo bensì di prodotto trasformato. Bentornati a Cielo Aperto, siamo a Parma al Cibus, il salone internazionale dedicato all'alimentazione. Tante buone cose, anche tante novità che servono per tutelare i nostri prodotti d'eccellenza. Comprare prodotti alimentari sul web senza correre il rischio di farsi recapitare cibi contraffatti ora è possibile grazie ad un protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari DOP e IGP sulla piattaforma online eBay. L'accordo è stato siglato tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, eBay e l'Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche a Parma e in seno a Cibus, il Salone Internazionale dell'Alimentazione. L'obiettivo del protocollo è rafforzare la tutela, la promozione, la valorizzazione e l'informazione delle produzioni italiane a denominazione di origine protetta ed a indicazione geografica protetta, anche tra i consumatori che si avvalgono della piattaforma eBay, sito specializzato nell'e-commerce, favorendo la presenza nel mercato online dei prodotti italiani autentici e di qualità. A siglare l'intesa il ministro del Dicastero Agricolo Maurizio Martina. Firmano un bel piano di lavoro comune per sviluppare non solo controllo ma anche promozione dell'agroalimentare di qualità, delle DOP, delle IGP italiane sul web, utilizzando una grande piattaforma come eBay, facendo una bella operazione perché da una parte ci consentirà di avere segnalazioni sul falso made in Italy agroalimentare italiano e dall'altra parte appunto di promuovere il vero made in Italy agroalimentare. Qualche passo avanti anche sull'accordo Unione Europea e Stati Uniti. Il confronto è complesso e sta andando avanti, è un bilaterale molto tosto. Secondo me alcune potenzialità ci sono, naturalmente dobbiamo sapere che non è semplice. Se prendiamo come bussola l'accordo UE-Canada recentemente siglato, ci sono delle buone prospettive, ci sono delle novità interessanti. Bisognerà vedere se riusciamo a consolidare e confermare anche con gli Stati Uniti. Ministro, Farinetti d'Italy in un'intervista dice che bisognerebbe valorizzare il marchio Italia, soprattutto più che le varie singole indicazioni geografiche protette. Cosa ne pensa? Ma penso che si possa fare una bella operazione di squadra a partire dalle DOP. Sicuramente questo tema di enfatizzare il più possibile il simbolo Italia, il logo Italia, è un tema che ci stiamo ponendo. Abbiamo aperto anche un percorso di lavoro su questo, ci stiamo confrontando. Secondo me le nostre DOP sono la nazionale. Poi abbiamo tutto il resto, ma le DOP sono la nazionale con cui noi possiamo fare questa operazione. I prodotti DOP e IGP italiani rappresentano infatti il 40% dell'intera produzione a denominazione comunitaria, con un fatturato complessivo alla produzione di circa 7 miliardi di euro. Si tratta di un patrimonio che istituzioni, associazioni e imprenditori intendono garantire ulteriormente anche su eBay, uno dei più grandi marketplace online del mondo e il primo in Italia, con oltre 4,5 milioni di utenti attivi. Il Ministero delle Politiche Agricole ha come braccio armato l'Ispettorato Repressione Frodi per la tutela del Made in Italy di qualità. Molto del Made in Italy di qualità viene contraffatto sul web, perché il web è un fattore potente di commercializzazione in grande crescita. E allora ci siamo chiesti come possiamo difendere realmente le produzioni nazionali che vengono contraffatte e vendute illecitamente sul web. Abbiamo fatto questo accordo con eBay, che ha già una piattaforma che si chiama Vero, è una piattaforma che è il Verified Rights Owner, che serve per tutelare i diritti di proprietà intellettuale. Lo abbiamo adeguato alle nostre esigenze, loro si sono impegnati a comunicarci e a metterci a disposizione tutto il loro know-how per riconoscere le contraffazioni, noi ci siamo e a segnalarci i prodotti che non sono in regola. Noi ci siamo impegnati a dare tutto il supporto giuridico, formativo, educazionale nei confronti del consumatore e a questo punto, quando c'è una segnalazione, noi interveniamo anche sul web e presso gli stati membri europei su cui si trova questo prodotto commercializzato e cerchiamo di bloccarne la vendita. Questo meccanismo, che è un meccanismo che funziona bene a livello comunitario e su cui noi italiani siamo i primi,
che si chiama Ex Officio, finora ha dato ottimi risultati su una serie di prodotti, l'olio, il grana, la fontina recentemente, l'aceto balsamico che è un'ottima case history proprio recentissima. Questo è già operativo da adesso questo protocollo? Sì, sì, assolutamente. Gli tecnici sono già scambiati tutte le, diciamo, le necessarie informazioni per essere operativi. Il programma è già sul web, i consorzi aderiranno, per cui i consorzi di tutela aderiranno al programma vero, e questo ci metterà in condizioni di essere ancora più penetranti nella difesa del Made in Italy. Il consorzio Aceto Balsamico di Modena è l'ultimo nato nel panorama di una sessantina di consorzi, però già molto attivo, e attraverso appunto un controllo del web avete individuato una frode. Sì, siamo attivi, abbiamo iniziato a lavorare da febbraio, ma già tanti frutti stanno arrivando. Lo testimonia anche l'evento oggi qua col ministro, a cui siamo stati invitati a parlare, proprio per, come caso emblematico dell'attività che si può fare anche in breve tempo. Siamo molto soddisfatti. Adesso questa prima fase di operatività è dedicata ampiamente al web, e proprio sul web abbiamo individuato vari casi che abbiamo segnalato al Ministero e in particolare all'Ispettorato Controllo Qualità e Repressione delle Frodi. Uno per tutti? Un caso in Polonia di un prodotto realizzato in Spagna e chiamato Aceto Balsamico di Modena. Quindi in questa prima fase stiamo tutelando ancora la denominazione nel suo complesso. E ci sono ancora casi in cui viene utilizzata fuori dalle regole prescritte dal disciplinare. In questo caso specifico quale provvedimento viene preso nell'immediatezza? Il Ministero contatta direttamente l'autorità competente locale, quindi in questo caso l'autorità polacca, l'Ispettorato Repressioni Frodi polacco, chiedendo all'Ispettorato di fare, se si tratta di un negozio reale, di togliere dagli scaffali, se si tratta di un negozio come in questo caso online, di eliminare il prodotto tra le offerte di vendita all'interno della shopping online. Una domanda che ho rivolto ad altri enti, altri consorzi: come si sta preparando il vostro per affrontare l'esposizione universale del prossimo anno? Ma noi vediamo l'Expo 2015 come un evento del territorio, della nazione, della regione, della provincia, cioè istituzionale, un collettivo. Non lo vediamo come un evento dedicato all'azienda, al business, al commercio, e quindi come consorzio vorremmo e speriamo, auspichiamo di poter creare un contesto più ampio in cui tutta la produzione tutelata, DOP, IGP, insieme alle istituzioni possano occupare uno spazio non privato ma pubblico, per dare proprio l'idea che quando parliamo di un IGP come la nostra, come tutte le altre DOP IGP, si parla di una ricchezza collettiva. Quindi non l'andiamo a vendere come un marchio, come un brand, ma l'andiamo a proporre come una ricchezza del territorio nazionale e in questo caso delle nostre province. Direttore, un'ultima domanda: prima di costituire questo consorzio sono passati diversi anni e quindi insomma c'è stata una lunga trattativa, ma ci sono ancora dei mal di pancia? No, assolutamente, si sta lavorando benissimo, io sono molto soddisfatto perché si è visto che in realtà le difficoltà che sembravano enormi in realtà erano solo di superficie, un'increspatura sul grande mare dell'aceto balsamico di Modena. E questo perché? Perché io ho scoperto con grande soddisfazione che gli obiettivi e gli interessi sono comuni, grandi, piccoli, chi esporta, chi vende in Italia, non c'è differenza, e l'interesse principale è quello di fare un buon prodotto rispettando le regole, che siano comuni per tutti e tutelare questo prodotto soprattutto sui mercati esteri. Intorno a questi obiettivi anche il Consiglio di Amministrazione, ma l'Assemblea dei 50 soci sta andando speditamente senza nessun tipo di conflitto importante. E tra i protagonisti di Cibus non poteva mancare l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Altri due protagonisti, il presidente del consorzio della BTM, Enrico Corsini, e anche Giuseppe Pedroni, un produttore storico. Allora, questa è una grande vetrina, è come riuscire a fare conoscere questo prodotto e differenziarsi con prodotti con tante imitazioni che ci sono in giro per l'Italia ma anche per il mondo? Ma noi abbiamo una fortuna, che abbiamo una confezione che è unica, imposta dalla legge, della DOP, è la bottiglietta di Giugiaro, dopodiché se il prodotto non è dentro questa bottiglietta non può fregiarsi della DOP, e questo è già un vantaggio ovviamente, però insieme a tutti gli altri aceti, a partire da quello IGP che è un po' trainante sul piano del mercato, credo che lo sforzo sia quello di
comunicare che all'apice di tutti i balsamici c'è il balsamico tradizionale nella bottiglietta di Giugiaro. Crisi dei consumi, tutti si lamentano, anche questo settore soffre di questa crisi? Sì, l'abbiamo subito negli anni scorsi. Adesso nei primi mesi sembra che ci sia un sensibile miglioramento. Speriamo che sia foriero di buone cose, non solo per noi ma anche per l'economia del nostro paese. Ecco, tra un annetto ci sarà Expo 2015, tutti guardano questo evento con grande interesse. Ecco, quali saranno le azioni che il vostro consorzio, come altri, cercheranno di fare per valorizzare al massimo le produzioni d'eccellenza? Ma intanto è quello della comunicazione, quindi comunicare direttamente sull'Expo la nostra esistenza, le nostre produzioni di eccellenza, e poi ovviamente insieme alla Regione Emilia-Romagna e insieme all'APT Servizi lanciare e collegare il turismo, l'enogastronomia emiliano-romagnola, all'interno del quale credo che Modena farà la sua parte. Giuseppe Pedroni, produttore di aceto, anche agricoltore, quindi la materia prima è fondamentale per ottenere un prodotto di qualità. Sì, effettivamente la materia prima è quella che fa la differenza. Io punto sulla filiera corta, nel senso che ho sempre considerato la materia prima fondamentale, come diceva mia nonna, che mi raccontava da piccolo che con la pluma si fa solo la pluma, con della miseria si fa solo della miseria. Traduzione. Esatto. E quindi se tu vuoi ottenere un prodotto di alta qualità, devi partire da una materia prima di altissima qualità. Infatti io gestisco le mie uve in proprio e uso solo un certo tipo di trebbiano, che è il trebbiano di Spagna, per ottenere il miglior aceto balsamico tradizionale possibile. Col presidente Corsini accennavo il fatto che c'è stata questa grande crisi dei consumi. Ecco, tu da produttore che fai filiera corta, cosa hai avvertito in questi anni? Beh, sicuramente dopo l'inizio della crisi si è avvertita una differenza di disponibilità nelle tasche degli italiani. Per fortuna il mercato straniero ha retto bene, e anzi anche questa fiera lo sta dimostrando, l'interesse degli americani come del mercato asiatico è sicuramente in crescendo.